Eccoci, buonasera a tutti e a tutte. Io sono il dottor Max che come al solito vi parla dalla Tanzania. Sono a casa in questo momento, ultimamente non sono andato molto a Zanzibar per tutta una serie di cose. Forse andrò, anzi sicuramente sto organizzando per andare alla fine del mese. C'ho ancora delle cose da fare, ogni tanto devo andare. Allora io do il benvenuto a tutti e a tutte, come al solito. Stasera, ho pensato di dedicare, l'intervento parlando degli investimenti in Tanzania e in particolare a Zanzibar. Chi mi segue sa, ripeto tante volte, che purtroppo non è possibile, comprare, proprietà o attività a proprio nome in Tanzania, cioè bisogna farlo, con un tanzaniano, bisogna aprire una società con un tanzaniano o con una tanzaniana e allora poi la società fa quello che vuol fare, compra proprietà, terre, apre, aziende, eccetera, eccetera. A Zanzibar la situazione per quello che riguarda il business funziona alla stessa maniera. Nel senso che se uno vuole aprire quella che no, noi si chiamerebbe società, come si chiama? Piccola società, non una grande società, un SPA o un SRL, una piccola società deve comunque parla di grandi investimenti. Ogni settore merceologico ha un minimo di investimento richiesto. Nel momento in cui l'investitore apre una società sostanzialmente ha i costi e ha i soldi per fare un investimento, allora a quel punto controlla il 100% delle quote. Altrimenti, per piccole e piccolissime società, il 70% va al tanzaniano o allo zanzibarino e il 30% va allo straniero. Voi capite che non è molto logica questa cosa qui, no? Perché dovrebbe essere onestamente 50 e 50, con delle, diciamo, clausole nel contratto a favore sempre di chi mette i soldi, come funziona in linea di massima in tutto il mondo. Però qui purtroppo siamo in Africa e come dico e come ricordo spesso io, le cose funzionano all'africana. Alcune cose, buonasera Renata, mi è venuto. Alcune Buonasera. cose funzionano benino. Altre funzionano come funzionano e bisogna accettarle. Allora, però la cosa positiva che c'è a Zanzibar è che si possono comprare proprietà. Quindi Siamo scappati. sono sentite meglio? Adesso sì. Qui c'è Telegram che dopo un po' si stanca. Devo uscire e devo rientrare, è una sofferenza così. Sono gli illuminati che mi fanno questi scherzi. Allora, dicevo che quindi io sto cercando di indirizzare chi poi vuol venire seriamente qua a andare a Zanzibar perché c'è questo grande vantaggio sicuramente. Poi ci sono anche altri aspetti ambientali che fanno sì che secondo me gli italiani si trovano sicuramente meglio a Zanzibar, che è un'isola con delle belle spiagge, non in linea di massima ci piace il mare e poi è un pochino tutto a dimensione nostra, come lo possiamo conoscere noi in Italia, no? Mentre la Tanzania è un paese enorme, quindi uno quando viene qua a Dar es Salaam ci sono 8
persone può vendere come una super metropoli. È molto dispersiva e va bene. La Tanzania va bene per chi deve fare degli investimenti e aprire delle grosse aziende. Allora, in quel caso sì, io stesso suggerisco di farlo sicuramente in Tanzania. Si può fare anche tanto, però naturalmente è un'isola e c'hai poi i costi di andare avanti e indietro, quindi non ha nessun senso. Poi ci sono anche dei dazi, delle tasse doganali piuttosto alte. Questo materiale che io vi leggerò stasera, sono poche paginette, l'ho tratto da un sito che si chiama Investire in Tanzania, che è il sito di Stefano De Angelis. Non confondiamoci con Stefano Todisco, perché Stefano Todisco è il console onorario di Zanzibar, va bene? È a Zanzibar, mentre Stefano De Angelis è un consulente, direi il consulente dei consulenti per quello che riguarda gli italiani, ma non soltanto gli italiani, perché lui parla due o tre lingue e poi lavora praticamente con tutto il mondo. Ed è quello che ha, secondo me, anche, insomma, ha una grandissima esperienza qui da 30 anni, quindi sa proprio esattamente tutto delle procedure. Poi cosa volete? Lavora a un certo livello, qui conosce i ministeri, i ministri, conosce mamma Samia, vicepresidenza. Quando c'è da fare un investimento grosso, o perlomeno anche fare una ricerca di mercato per un'azienda grossa in Tanzania, si passa. Mi appoggerò sicuramente a lui, anche perché è una persona squisita, è sempre stata a disposizione. Vedete come in questo momento qui gli ho chiesto l'autorizzazione di leggere questa cosa, che ha detto vai, vai, tranquillo, non c'è neanche bisogno di dirlo. E quindi si è creato anche con lui, così come con Stefano Todisco a Zanzibar, per fortuna un ottimo rapporto, che è forse la garanzia più importante che voi, che chi viene qua può avere. Perché io faccio quello che posso, sono qui da 2 anni e a malapena, no? Aprile sono 2 anni. E quindi mi devo appoggiare a dei consulenti. In questo caso, diciamo che sono molto contento del rapporto che ho instaurato con loro. Allora, io do il benvenuto anche a Pabasti. Allora, c'è qualcuno per caso? Parliamo di investimenti, no? Vi ho fatto una disamina molto generale. C'è qualcuno per caso che ha una domanda prima di iniziare a leggere, parlando di investimenti o anche cose diverse? Sto registrando, quindi ditemi, se non ci sono domande iniziamo a leggere, non ci sono problemi. Poi io caricherò questo documento sul canale in maniera tale che chi se lo vuole proprio leggere, perché io leggerò il testo, ma poi non è, leggo tutto, 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 perché bisogna che uno si metta lì con calma, lo legga se vuole capire i prezzi, le zone, tutto. È inutile adesso che mi entri troppo nei dettagli. Allora, se non ci sono domande, io inizio la lettura. Dunque, comprare non ti sentiamo, Massimo. Mi sentite? Tornato adesso. Sentite, vero? Allora, in questo articolo cercheremo di fornirvi un orientamento in merito ai documenti e alle forme di acquisto disponibili sull'isola di Zanzibar, che ricordo si chiama Inguja, perché Zanzibar è costituita da un arcipelago, mi sembra ricordare, di 52 isole. Nel quale le principali sono Inguja, che erroneamente viene appunto poi chiamata Zanzibar, e Pemba, che dal punto di vista delle bellezze naturali è ancora in alcune zone completamente vergine, sarà in un certo senso la zona del futuro, però siccome è troppo fuori mano per noi, in questo, almeno in questo particolare momento, non ci sono mai stato perché è troppo complicato e anche molto costoso. Però è veramente bella. Allora, continuo la lettura. Terreni e spiagge a Zanzibar. Questa meravigliosa isola rappresenta uno dei migliori posti dove investire, in quanto l'enorme afflusso turistico genera una costante richiesta di alloggi.
Il clima vacanziero, caldo tropicale tutto l'anno, i nuovi incentivi del governo con sconti fiscali e la possibilità di condurre una vita molto più rilassante rispetto all'Europa e direi anche a tutto il resto del mondo, pur continuando a guadagnare grazie al turismo, rappresentano un magnete in continuo aumento. A Zanzibar uno straniero può comprare la terra a suo nome personale, come privato o come società, anche con la totalità degli azionisti stranieri. Il terreno non è mai di proprietà nel senso in cui intendiamo in Europa, bensì è una concessione governativa che può durare 33, 66 o 99 anni, tra parentesi, rinnovabili o estensibili. Non è particolarmente difficile rinnovarli, quando scadono, ho detto abbastanza semplice. Si tratta di un certificato di occupazione. Proprio come avviene in Inghilterra, infatti, la base della legge riguardante terreni sia a Zanzibar che in Tanzania è di provenienza anglosassone, perché diciamo, la Tanzania faceva parte del Commonwealth, no? Prima. Quest'articolo è abbastanza lungo, inizia prima con spiegare i principali quattro tipi di terreni e poi in fondo anche una scala dei valori dell'isola. Ora ci soffermiamo principalmente sui quattro tipi di terreni. Allora, punto 1. Terreni appartenenti al villaggio. Per legge tutti i terreni non censiti sono del villaggio di zona e anche uno straniero può comprare il terreno firmando un contratto di compravendita con il consiglio comunale. Per essere legale, dopo il primo incontro con il compratore, il villaggio si riunisce senza quest'ultimo e firma un documento che consiste nella mozione di vendita. Tale documento viene normalmente chiamato mutsari, ossia una liberatoria dove tutti gli assessori del villaggio concordano di vendere il terreno al compratore, firmando questo foglio. Una volta ottenuto tale Mozzari, il Consiglio Comunale emette un altro documento chiamato Letter of Offer, lettera di offerta, che permette di chiamare i responsabili comunali che procedono alla misurazione del terreno supervisionata dal capo villaggio e alcuni consiglieri comunali fanno il gruppo. Così viene emessa una prima mappa con la descrizione, le misure del terreno ed altri dettagli catastali. In seguito, il Ministero della Terra emette un title deed temporaneo che dura 2 anni. Con tale documento il terreno non si può vendere, generalmente il prezzo di questi terreni è molto contenuto, ma si trovano in seconda e terza fila del mare oppure nel centro straniero senza l'aiuto di un mediatore che conosca lo Swahili e che sia pratico di queste questioni legali. Infatti, un considerevole numero di stranieri viene Non ti sentiamo, Massimo. In una fase di questa procedura appena spiegata perché ha attirato la prezza allettante. Allora, i vantaggi di questo primo punto sono che eccomi qua di nuovo. Allora, dicevo, i vantaggi sono prezzi molto contenuti, il title deed viene rilasciato a nuovo, cioè rilasciato direttamente. Gli svantaggi sono procedura complessa che richiede molti mesi per essere terminata e potrebbe richiedere persino un anno. Allora, questa prima procedura qui io non l'ho mai seguita, perché non c'è stato bisogno in questo momento. Passiamo alla seconda, che in un certo senso conosco un po' meglio. Terreni di privati ma senza title deed. Questa categoria è la categoria più numerosa, ma anche la più pericolosa, perché la forza legale dei documenti di possesso con cui il padrone vi vende il terreno è molto limitata e sono poco precisi nelle misurazioni. Generalmente l'unico documento con validità legale per il proprietario di questi terreni che può offrire è una lettera del villaggio firmata dallo scia, scia il capovillaggio. Lì, qui si chiama scia Zanzibar, qui si chiama in Tanzania cerme, ma è la stessa cosa, è come fosse il sindaco
della zona, che per conto del governo locale del villaggio offre una descrizione sommaria del terreno e di suoi confini confinanti. Molte persone che hanno comprato questi terreni hanno avuto problemi legali o perché già esistevano dispute con i confinanti e comprando il terreno e si eredita anche la disputa, oppure perché i confinanti, appena capiscono che il terreno è stato venduto a un forestiero ricco, volutamente intraprendono tali dispute, confidando che il nuovo arrivato paghi un extra per porvi fine. Un po' di rompiscatole, eh? Il contratto di acquisto deve avere molte clausole a vostra protezione, ma la migliore garanzia è un pagamento dilazionato o addirittura un pagamento con formula escort e contratto allegato. Allora, vediamo i vantaggi di questo secondo punto, che sono prezzi buoni, ampia scelta di acquisto, velocità di acquisto. Scusate un attimo perché vedo che ci sono altri due amici. Buonasera Daniele. E buonasera Marilena, buonasera, come stai? Allora, vediamo un po'. Grazie, io sto bene. Grazie e Ciao, saluto ciao. tutti. Ciao. Grazie, ciao. Adesso mando un messaggio veloce, un ciao a Daniele. Ciao Daniele, così almeno mi puoi riscrivere, perché te non mi puoi scrivere. Allora, benissimo. Allora, sì, ecco, questo è il punto che conosco un pochino meglio. In effetti, fino adesso io ho trovato terreni, proprietà tutte in queste situazioni. Ora ci spendo due parole, perché è molto importante che è un punto fondamentale. Come dice l'amico Stefano, bisogna stare attenti quando si compra queste proprietà. La stessa proprietà la vendono diverse volte. Quindi cosa succede? Succede che noi in buona fede ci si fa l'accertamento, ci fanno vedere dei documenti, magari anche finti, così e così, e molti appunto in passato anche molti italiani sono rimasti fregati, anche perché noi abbiamo la bruttissima abitudine che vogliamo fare di testa nostra. Non ascoltiamo molto i suggerimenti magari di consulenti, gente che vive nel posto da tanti anni. Stacchiamo l'assegno e poi prendiamo una truffa. Ecco, questo io è quello che cerco di evitare alle persone, ai clienti, agli amici che vengono e che devo seguire io. Allora, la procedura qual è? La procedura è che, per esempio, io ho individuato delle zone, no? Dei diversi terreni. Non esiste il title deed, che sarebbe il certificato di proprietà che attesta effettivamente che Marco Rossi, la persona che vive là, insomma, si chiamerà in maniera diversa, faccio per dire, è veramente il proprietario, perché di title deed in linea di massima ce ne dovrebbe essere solo uno. Quindi è un documento ufficiale, no? Benissimo. Con questo title deed non esiste, bisogna andare in questo ufficio apposito, di questo SCIA qua. E lui deve cercare di mettere insieme la storia di questo terreno. Tenete presente che i terreni tante volte non hanno nemmeno i confini, non esiste un catasto, capito? Non esiste ancora un catasto, sono quelle cose ancora come si faceva una volta da noi negli anni 20, 30, 40, che diceva il terreno è questo, e stringeva la mano e si vendeva, una cosa è stupida. Però naturalmente io devo tutelare, no? Insomma, chi viene e compra qua. E quindi mi sto organizzando anche con l'avvocato, proprio quando vado adesso, per visitare un paio di questi SCIA, che sono gli SCIA dove abbiamo individuato questi terreni. Ora dovete tenere presente che io non posso chiedere al mio cliente tutti questi costi, perché non so neanche io quello che può costare fare una cosa così. Però la cosa sicura a questo punto è che questi soldi li devo avanzare io. Non so poi in quale e come maniera potrò poi recuperarli, questo è da vedere, e soprattutto si va tante volte per tempi molto lunghi. Quando non c'è il title deed, dico. Quindi bisogna avere tutti un po' di pazienza in queste cose e sperare che lo SCIA, questo sindaco e lo stesso avvocato, i consulenti, diciamo così, lavorino bene e si siano anche un po' fortunati diciamo, nei terreni che abbiamo individuato. Perché poi ci sono terreni e terreni. Se il terreno, per esempio, a me non mi piace, io ve lo posso dire, no? Il mio cliente lo posso dire, ma io non posso suggerirvelo immediatamente, subito. Io vi presento
e presento già i terreni che io ho selezionato in relazione all'investimento, in relazione magari anche a quello che il cliente mi ha chiesto. Quindi c'è già una selezione a priori. Benissimo, andiamo al punto 3. Dice terreni col title deed. I terreni che possiedono già il title deed sono molto più semplici da comprare. Generalmente l'avvocato fa solo una ricerca ufficiale al Ministero della Terra e massimo alcune domande al governo locale. Per terreni di elevato valore suggeriamo una ricerca privata per sapere se il terreno non ha pendenze legali non registrate. Questo è quello che dice Stefano De Amicis. Una volta ottenuto un esito positivo dall'indagine di due diligence, si dice in inglese due diligence, cioè diligenza dovuta, con entrambi i metodi si procede al contratto di acquisto, poi seguono la registrazione del contratto e la procedura di cambio dell'intestatario sul certificato di occupazione a vostro nome, passaggio proprietario, si dice in italiano. Di solito i terreni con le migliori caratteristiche commerciali hanno già ottenuto il title deed. Veniamo ai vantaggi. Velocità di acquisto. Gli svantaggi, prezzo più elevato, possibilità di pendenze legali data la scarsa informazione sul ministro della terra. C'è sempre questa spada di Damocle. Punto 4. Appartamenti in complessi SIZ, SEZ. Il governo, dopo molti anni di lavoro, nel 2021 ha aumentato gli incentivi per gli stranieri che intendono comprare degli immobili nelle zone chiamate special Economy Zone. Un esempio è quello di Fumba, a sud di Stone Town, dove due differenti società costruiscono comprando dal governo la terra e rivendendo le case a chiunque voglia comprare una casa o un appartamento. Ci sono già 8 progetti di questo tipo, a Fumba sono due, e gli altri 10-11 in via di approvazione dal governo. Qui l'acquisto dà diritto a un'ampia gamma di vantaggi. Sono praticamente come delle grandi residence. Addirittura a Fumba, la zona di Fumba, dove io ho peraltro individuato proprio lì accanto delle terre che sono la prima scelta, secondo me. Ci sto lavorando, è un macello. Comunque ci sto già lavorando. Che poi Marilena era, se mi senti, era il terreno, no? È stato suggerito. Allora, l'acquisto dice, qui l'acquisto di diversi vantaggi. Allora, proprietà permessa agli stranieri, va bene, registrazione presso il Zanzibar Investment Authority, esenzione dell'IVA su affitti e vendite, esenzione delle tasse sui redditi esteri e una riduzione del 15% in caso di un reddito sia prodotto localmente a Zanzibar, uno sconto sulle tasse. Semplice rimpatrio dei profitti, permesso di residenza per tutta la durata della proprietà dell'immobile al prezzo di, vabbè, si chiama, questo si sa, no? Il prezzo normale è 3.050 dollari e 550 dollari per i membri della famiglia, per una moglie e 4 figli. Stato di residenza automatico senza vincoli di permanenza in giorni per l'anno. Ora, qui non c'è scritto, non lo so se Stefano se l'ha dimenticato, all'epoca non era ancora chiaro, tutta questa operazione è valida se uno investe sopra i 100.000 dollari. Il problema è che appartamenti o proprietà, diciamo così, 2 o 3 stanze, sopra i 100.000 dollari ci è rimasto ben poco. Quelli meno di 100.000 dollari, che sarebbe anche un po' l'ideale, no? Come piede a terra, diciamo così, di 1 o anche 2 stanze piccole al di sotto di 100.000 dollari di investimento non sono più disponibili. E per ottenere tutti questi vantaggi uno deve comprare un appartamento molto grande che gli costa almeno 180-200 mila dollari, e voi capite che comincia andiamo andiamo a andare su, cioè vale la pena. Secondo me conviene comprare altro, in altre cose si risparmia un sacco di soldi e non vale assolutamente la pena. Vediamo i vantaggi: acquisto sicuro e veloce, sicurezza garantita dal governo, gli svantaggi: prezzo più elevato del mercato. Eccolo lì. Suggerimenti. Abbiamo visto
4 punti. Suggerimenti, pendenze legali. Purtroppo comprare o terreno a Zanzibar non è un'operazione accatastata. Molte mappe del catasto sono inesatte. Non ti sentiamo più, Massimo. Mi sentite? Ecco, benissimo. Benissimo, eccoci qua. Allora, aspetta, eccoci. Allora, dicevo, dicevo, consigliamo sempre, oltre alla classica ricerca del Ministero, un'investigazione confidenziale. Questo naturalmente va fatto quando proprio si vede che evidentemente ci sono dei grossi problemi. In linea di principio si fanno soltanto queste investigazioni sulle grosse proprietà, ma confidato Stefano. Poi, ecco, possiamo allora negoziare il prezzo. Qui dà altri suggerimenti. Dice, negoziare il prezzo. Consigliamo di non scegliere il primo terreno che si vede, ma di girare molto e cercare almeno 10 terreni per poter comparare le differenze di prezzo e di utilizzo. Io questa fase in un certo senso la saltiamo perché io vi seleziono già 2 o 3 terreni senza stare a girare per giorni e giorni che si perde un sacco di tempo per niente. Ricordatevi che l'operazione è doverosa perché l'influsso arabo del sultano ha lasciato questa tradizione. E se si prende il primo prezzo proposto, si rischia di pagare molto di più del dovuto. Agenti immobiliari. In Europa gli agenti immobiliari lavorano solo a percentuale, mentre a Zanzibar moltissimi agenti meno seri lavorano a prezzo fisso, ovvero fanno un contratto con il proprietario di casa per un prezzo. E poi a voi lo vendono a un prezzo molto superiore, ricavando guadagni percentuali altissimi. Spesso vi capiterà di trovare lo stesso immobile con un prezzo di vendita del 30% più basso venduto da un altro agente che magari è più onesto e lavora a percentuale. La percentuale che guadagna un agente va dal 2 al 6% massimo, divisa tra le parti a seconda di come ci si mette d'accordo. Misure. Ricordate sempre che quando si parla di misure in Tanzania vengono usati i metri quadrati e gli acri. In particolare quest'ultimo è meno della metà di un ettaro, precisamente un acro è 4.046 metri quadrati, un ettaro è 10.000 metri quadrati, quindi più del doppio. È importante sottolineare questo aspetto perché spesso questo particolare sfugge ai meno esperti e falsa i calcoli. Immobili. Di particolare pregio. Qualora intendiate comprare un immobile in costruzione, andrebbe fatta una verifica strutturale di fognature e muraria, onde evitare sorprese dopo l'acquisto. Effettuato il pagamento di forza legale dell'acquirente è veramente bassa. Quindi per evitare problemi, scusate, ma qui è scritto un po' strano. Per nostra esperienza, in lavori equivalenti eseguiti su alberghi con nostro personale, la qualità costruttiva di moltissimi immobili a Zanzibar lascia a desiderare, sia dal punto di vista progettuale che dal punto di vista dei materiali. Conoscere i problemi tecnici di un immobile in fase di contrattazione può far ottenere sconti preziosi o migliorare le condizioni di compravendita. È chiaro, no? Questo è bravo, bisogna fare bisogna incaricare un perito, quello che in Italia sarebbe un geometra, lavoro un geometra. Allora, prezzi indicativi sui terreni a Zanzibar. Anche il prezzo di terreni è irrisorio se è comparato all'Europa. Di seguito è possibile trovare una tabella orientata dei prezzi per metro quadrato nel 2002. Allora, io ve la faccio semplice, non vi leggo tutto, tengo abbastanza noioso. Diciamo che nelle zone migliori, fronte mare, con una bella spiaggia per capirci, Kendua. Chi mi conosce sa che io sono innamorato di Kendo, che secondo me è
è una delle spiagge più belle al mondo, il prezzo va da 55 a 70 euro. Qui lui lo mette in euro, anche se in effetti poi si parla sempre di dollari, ma ora grosso modo la cifra è quella. Poi naturalmente ci sono invece fronte mare con bassa marea, c'è il problema dell'alta e della bassa marea, in certe zone non si può fare il bagno quando c'è la bassa marea, io non lo comprerei mai e non lo suggerisco neanche ai miei clienti, di comprare per esempio una proprietà a Page Beach o anche a Giambiani. Giambiani è già un pochino meglio, perché quando c'è la bassa marea non si può fare il bagno. Ora, a tanti stranieri non gli interessa niente, hanno magari la piscina e fanno bagno in piscina, ma a noi italiani, insomma, come si fa a investire un sacco di soldi in un mare che non ha l'acqua? Ecco. E quindi in questo caso qui il prezzo cala a 45-60 euro e poi c'è la seconda fila, no? 30-35, da 30 a 50, piano piano, piano piano, piano. E poi si va magari dove si fanno gli acquisti migliori. In questo momento secondo me si fanno in seconda e in terza fila, poi dipende anche da quello che uno ci vuole fare, perché in prima fila il governo lo puoi comprare anche dal governo, però ci devi fare un bed and breakfast, te lo fa pagare un sacco di soldi e non lo puoi comprare un terreno per te per farci la tua casa. Quindi ci sono anche dei vincoli di questo tipo. Allora, una nota molto importante dice: se il terreno non ha il title deed, va scontato del 30% del valore per via del rischio di debiti nascosti o eventuali problematiche legali. Ecco, questo qui è un punto molto importante. Io ho adesso due proprietà bloccate. Perché? Perché questi l'hanno messo in vendita. E poi prima hanno detto che avevano tutti i documenti, poi non avevano una mazza di niente. E qui ti dicono sì. Insomma, abbiamo verificato che il title deed, il certificato di proprietà, non esiste. E quindi in questo caso siamo al caso che vi ho letto prima, terreni senza title deed, che sarebbe il punto 2 di quello che vi ho letto prima, no? Quindi bisogna andare dalla SCIA, dal sindaco, richiedere tutta la documentazione. Io mi sono già mosso su questi due terreni per riuscire a capire se poi li posso offrire o non li posso offrire. Una si tratta di una villetta, e un altro è un terreno, e poi c'è ancora un altro terreno a disposizione per tutta la zona di Fumba. Sono 5 o 6 proprietà in cui non esiste un title deed, è tutta una confusione tremenda. Quindi tutto questo lavoro qui me lo devo purtroppo affibbiare io. Poi ci sono zone in cui sei all'interno, sei magari, che ti posso dire, a 2-3 km dal mare, allora a quel punto il prezzo può scendere anche a 5-10 dollari o euro al piede quadrato. Va bene? Quindi questo schema qui io non ve lo dico perché tanto è inutile. Chi è interessato lo carico sul canale, se lo va a vedere e se lo studia per benino. Io terrò questi prezzi di riferimento perché li ha scritti Stefano e sono convinto che sono accurati. Però il prezzo varia molto, lo capite, è sempre una cosa molto aleatoria. Qui naturalmente ci sono anche le zone migliori, come tipologia diciamo di acquisto, area geografica, struttura eventualmente che ci si può fare, che è molto di investimenti, quindi si parla di bar, ristoranti, bed and breakfast, hotel, eccetera, eccetera. E quindi praticamente concludo qua perché poi tutte queste schemi, che le zone più belle sono Kendua. A nord di Kendua c'è Nungwi, dove ci sono anche tanti italiani. La zona, la spiaggia è la stessa, perché gira tutto intorno, tutto a nord dell'isola, è la stessa. Però Nungwi è molto più sporca di Kendua, perché Kendua ci sono degli alberghi. C'è naturalmente in ordine Page Beach e Giambiani, che sono zone un pochettino più per, soprattutto Page Beach, per ragazzi giovani. C'è molta attività la sera, Giambiani, c'è un pochino già più di villette,
Però sono tutte zone, non voglio dire che sono tutte zone per milionari, no, però i prezzi sono naturalmente già alle stelle. Poi ci sono altre zone che potrebbero essere interessanti anche lì vicino a Stonetown, Uroa, Kiwengwa dalla parte di là. Insomma, chi viene poi o chi è già venuto le ha già viste in parte, in pratica, queste zone qui. Beh, che essere molto chiari, siccome si parla di investimenti immobiliari, sul brief, no? Sulle informazioni che si danno. Perché la settimana investigativa ha questo scopo, no? Andiamo là, io vi porto in giro, voi vi fate un'idea di tutto, poi se volete comprare qualcosa, più indicazioni precise mi date, meglio è. Così almeno non si sta a perdere tempo. Vi faccio io tutto il lavoro di ricerca e voi non dovete, insomma, praticamente non dovete fare niente, dovete però darmi, avere le idee. E darmi le indicazioni più precise possibili. Ecco, allora io la lettura mi fermerei qua. Eh? Ci sono delle domande? No, state via, fatemi pure tutte le domande che volete, non ci sono problemi, assolutamente. I prezzi Posso? in relazione comunque sia, prego. Dimmi. Dimmi, Volevo fare io una sei domanda, avanti. ma sono Franco. Prego. Franco. Sì, Franco. Ma supponiamo che una persona acquisti un terreno che, da quello che abbiamo capito, insomma, la spesa varia a seconda della posizione. Ma per quanto riguarda la spesa di edificazione, tanto per dare un'idea alle persone quanto può costare, fare una casa. Tu hai già un'idea quanto costa al metro quadro o qualcosa del genere, oppure è tutto da valutare? Allora, vada a memoria, varia molto, però se vuoi fare, mi è proprio Stefano De Angelis, mi sembra che mi abbia detto, ti posso dire per gli hotel, varia da 50 a 150 Sentiamo. dollari a metro quadrato. Però, se te devi fare una casa per te, secondo me i prezzi, sentite, c'è da 50 a 150 dollari, per esempio, per un hotel 5 stelle al metro quadrato. Però se devi fare una casa per conto tuo, puoi risparmiare tantissimo. Questo sì, questo ora non lo so, però io credo che con 40, 50, 60 fai già, perché come sai, la manodopera costa pochissimo, lavorano maletto, però se li segui con un po' di fatica i lavori li fai. Quello che costa sono i materiali, quelli sì. E, ecco, io non ho però ancora, come sai, non mi sono ancora trovato in una situazione in cui ho chiesto un preventivo e insomma sono al pezzo. Ecco, la tua villetta era già praticamente finita e abbiamo dovuto fare piccole cose. Ecco, grosso modo io credo che sia una cifra di questo tipo. Ok. Basti, avevi una domanda per caso? Sembrava che. Sì, no, io sono rimasta un po' con questo discorso della proprietà a tempo, del 33, 66, quello che è, perché poi se uno ci costruisce sopra, dopo cioè, è ricattabile, nel senso che ci fai questo terreno ha una scadenza, ci costruisce magari sopra una casa di valore. E poi sai che è una cosa a termine anche la casa, se sopra il terreno a sua volta diventa, ce la devi rinnovare anche lì la proprietà. Giusto? Non so, ho capito bene. Pronto? Sentite? Adesso Mi sì. sentite adesso? Allora, mi sembra di aver capito quello che mi hai chiesto, eh? Allora, dunque, non ti devi assolutamente preoccupare da questa cosa qui dell'affitto. Dovete considerare che qui si parla di common law. Chi ha letto la trilogia dovrebbe
dovrebbe ricordarsi la common law, che è la legge delle terre nel Regno Unito, nella Commonwealth. Quindi loro usano questo sistema da direi quasi migliaia di anni e ha sempre funzionato, non ci stiamo a preoccupare troppo di questa cosa. Diciamo che sulla terra, anche se l'hai in affitto, ci puoi fare tutto quello che vuoi, anzi ti dico di più, il grande vantaggio che c'è a Zanzibar è che non c'è il Ministero delle Belle Arti, come ci abbiamo in Italia, che alcune cose te le fa fare, quando fai una ristrutturazione deve essere fatta in stile, non puoi alzare più di tanto, no? C'è tutte queste regole che, per carità di Dio, quando sono rispettate e fatte con criterio, mi piacciono anche a me, no? Perché evitano le speculazioni. A Zanzibar no, te compri un terreno, se trovi un'azienda o una grande costruzione che ti ci fa un grattacielo di 1000 piani, ce lo puoi fare. Il governo non ti dice niente, ti lascia completamente libero nella tua proprietà, anche se in affitto. Nella tua proprietà ti lascia completamente libero di fare quello che vuoi, che non mi sembra poco. Giancarlo Nato Tronconi, benvenuto. Aspetta un attimo, dove sei? Ti mando un ciao veloce, Giancarlo, così almeno... Te non mi puoi scrivere, se hai da scrivermi o qualsiasi cosa, adesso rimaniamo in contatto. Si parla di acquisto di immobili principalmente a Zanzibar, quindi di terreni, di case, di proprietà, che noi si può comprare direttamente a Zanzibar, cosa che non possiamo fare in Tanzania, come ho spiegato. Ti ho risposto, Pabasti mia? Ho risposto. Allora sì, però mi rimane, cioè sarà che io nella testa ho la proprietà 99ennale, quella che c'è in Italia, e siccome avevo acquistato anche una casa, poi l'ho riscattata nel tempo, quindi dopo è diventata di proprietà, però nella mia testa la proprietà è la proprietà, cioè se io penso che dopo 66 o 99 anni devo rinnovarlo, poi non so cosa succederà. E se sopra ci costruisco qualcosa, ma forse è una mia mentalità, perché ho in mente l'Italia. Sì, sì, no, effettivamente mi hanno detto tutti che se te non hai contenziosi, no, col governo, che hai fatto delle cose che non devi fare, il rinnovo è automatico. Cioè non ti possono dire no, non te lo do. Diventa automatico. Me l'hanno detto tutti, però. Tutti, Stefano di Todisco, Stefano. È una delle prime cose che ho chiesto, perché anche a me mi suona un pochino male. Però, come ti dicevo, ci sono... questa non è una legge nuova che non si sa se funziona o se non funziona. Nel lending cosiddetto anglosassone ha sempre funzionato così. Quindi non c'è assolutamente... questo è l'ultimo problema. Il problema è riuscire a ottenere il title deed. Quello è il vero problema. Ci sono altre domande? Posso farti una domanda io? Certo, Marina, prego. Supponiamo che siamo interessati a un terreno, a una proprietà, a qualcosa. Come facciamo a trasportare denaro dal nostro conto corrente qui in Italia a un conto corrente a Zanzibar o in Tanzania? Allora, ci sono tre soluzioni in questo momento, te le dico al volo quelle che mi vengono. La soluzione più sicura per me è quella di triangolare i soldi con Ovesta, cioè uno compra oro in Ovesta, tiene i soldi lì, nel momento in cui è assolutamente sicuro che la proprietà è quella lì, è contento della proprietà alla vista, eccetera, i soldi sono al sicuro, vende oro e trasferisce i soldi direttamente da Ovesta. Ovesta te li manda in tutto il mondo, qualsiasi cosa succeda alle banche, no? Perché l'ho messa al primo posto? Perché avete visto, no? Vediamo in che condizioni sono, purtroppo, in che condizioni sono le banche, e te li trasferisce poi sul conto corrente tuo qua, direttamente a Zanzibar. La seconda possibilità è quella di aprire account presso una banca di
Zanzibar e trasferire direttamente soldi dal tuo conto corrente nell'escort account. L'escort account, i soldi rimangono lì, purtroppo costa $500 e quindi questo qui è un costo che io posso fare, diciamo così, risparmiare. Questa è la terza opzione, nel momento in cui si è certi della transazione. Faccio un esempio. Diciamo, un amico deve comprare una di queste proprietà che sto seguendo io ed è tutto pronto, nel senso che non ci sono particolari problemi, abbiamo ottenuto il title deed, o comunque l'avvocato ci ha assicurato che insomma, la transazione si può fare. A questo punto, per evitare anche $500, si parla magari di un acquisto che non è un acquisto di tanti soldi, no, si parla di pochi soldi, per risparmiare anche questi $100, il trasferimento viene fatto sul mio conto personale, e io lo giro al venditore, diciamo con l'avallo dell'avvocato. Perché dico questa cosa? Perché questo è il caso in cui voi non avete ancora il conto corrente, e per averlo dovete venire qua, come ha fatto Franco, e allora diventa tutto più facile. Prima dovete prendere la residenza. Quindi si parla di una situazione in cui voi siete in Italia, non avete residenza, non avete conto corrente, non avete niente, però volete comprare una proprietà. Queste sono le tre opzioni che abbiamo a disposizione in questo momento. Grazie. Va bene, Marilena? Grazie. Hai sentito, no, quello che ho detto? Mi sentite? Mi sentite? Sì. Prego, prego. Ecco, naturalmente, dipende, prego, prego. Dipende quindi da... Ci sentiamo più. Io ho la linea tutta a posto per bene, il pallino è verde, eppure è Telegram che si stanca. Via. Allora, ci sono altre domande, cose particolari? Io sto andando avanti con la ricerca di questi terreni qua, più possibile, con Omar, ne abbiamo trovato anche la scorsa. Prego, Cella. Sì, volevo chiedere, non so se era la terza opzione, delle case già costruite che avevano fasce di prezzi. Opzione, terzo caso, sì. Sì, l'opzione. E volevo sapere, ma sono appartamenti? Sì. Scusa, non ho sentito. Pronto? No, sono appartamenti, sono... Non si sente. Non si sente. Ti sentiamo, Massimo. Mi sentite? Ecco. Adesso sì. Sono appartamenti piccoli, in condomini piccoli ci sono appartamenti un po' più grandi, condomini grandi, ci sono case da ristrutturare, ci sono case finite, no, finite insomma da comprare, ci sono terreni più o meno grandi vicino al mare, lontano dal mare, c'è un po' di tutto insomma, no? Ho capito. Grazie. Altre domande? Prego. Faccio una un po' bizzarra, ma se uno volesse prendere una di quelle case prefabbricate, ci sarebbe la possibilità? Forse no, perché sì. Vabbè. Sì? Non ho capito, sì o no?
Sì, questa qui è un'idea. Sente. Abbiamo perso. Allora, riproviamo su. Ti dicevo che la manodopera, il livello qualitativo della manodopera lascia molto a desiderare. Qui siamo in Africa, purtroppo non hanno l'esperienza dei muratori e dei carpentieri italiani, non ce l'hanno. Alcune cose non ci arrivano proprio neanche a capirle, neanche se le spieghi. E quindi, naturalmente, se uno deve fare una costruzione partendo da zero, bisogna stare molto, molto attenti all'azienda a cui si dà, diciamo, l'impegno. Ecco, quindi Sparito. ci sentiamo. Comunque, scusa, Pavasti, ho sentito quello che hai chiesto, però cioè, dovresti farti arrivare tutto il materiale fino a qui. Non so quanto ti costerebbe, cioè se conviene. Sì, ma infatti era solo perché appunto supponevo che là non sapessero fare granché. Perché appunto a livello di specializzazione penso che sia proprio zero, e lui me l'ha No, confermato. diciamo che ci devi stare dietro, se tu li lasci fare, gli dai l'incarico di fare e non gli stai dietro, fanno a loro modo e non va bene. Cioè ci vuole qualcuno che stia lì a controllare che le cose vengano fatte come tu hai chiesto. Insomma, però se non sanno Perché proprio nulla, la tua non mi opzione... hanno da spiegare. No, non è che, diciamo che non sono molto Allora, accorti nei dettagli, sono molto grossolani. scusatemi. Allora, Pavarti, a me questa idea qui piace molto, però non conviene molto dal punto di vista economico. Anzi, probabilmente per quello che mi ha detto anche Stefano De Amicis, vai a spendere di più. Io sinceramente me ne fregherei, non mi importa nulla se spendo un 20, 15, 20% in più. Basta che la casa sia di mio gradimento. Preferirei farla portare per esempio dall'Italia, la prendi da molti. Io ho fatto un po' la stessa cosa a New York. Quando io ho aperto il punto vendita a New York, ho fatto una cosa che è una cosa da matti. Io ho fatto disegnare tutto il punto vendita a Signa, all'Astrassigna, da falegnami, carpentieri specializzati. Ho fatto disegnare tutto con l'architetto Bertoni di Firenze, che disegnò tutto il punto vendita, mi costò un occhio della testa solo l'architetto. Misero tutto in un container, si portò a Great Neck, New York, e fecero l'allestimento tutto lì, portarono tutto dall'Italia. Lo feci anche perché all'epoca, pagando in lire, mi ricordo all'epoca spesi 107 milioni più l'architetto, però diciamo di allestimento interno. Poi dopo in euro non avrei più potuto fare. Però fare una cosa così, in cui compri una casa prefabbricata, ne ho parlato anche con Marilena, compri questi container, non so quello che costeranno, c'è un'azienda anche di Colle Salvetti specializzata in questo settore qua, che fa delle cose molto carine. Poi dopo te, con te, poi dopo questo container in cui c'è tutto dentro, no? C'è aria condizionata, frigorifero, sono delle piccole case. Quando sei dentro non te ne accorgi nemmeno che sei nel container. Poi fuori te ti fai un allestimento in cui ci metti i pannelli solari, ci metti delle tende, cioè degli alberi, cioè lo allestisci, lo fai in maniera tale che non vedi nemmeno che è più un container, in un certo senso. Alcuni sono addirittura di lusso, se li vedete. A me Riconosco bene. questa idea qui non dispiace, perché ti evita tutte le altre rotture di scatole che ti stava dicendo anche Franco, che anche il mio lavoro sarebbe molto più semplice, perché io poi, se prendo l'incarico da uno di voi, cioè,
per Franco non ho dovuto praticamente fare niente se non supervisionare quello che fa. Ma io, siccome non vivo lì a Zanzibar, non posso andare lì tutti i giorni a vedere tutti i giorni questi pasticci che ti fanno questa gente, che sono un po' improvvisati, io lo vedo, no? Lavorano purtroppo come un po' anche con gli americani, che gli americani anche loro non è che lavorino, solo in Italia, noi in Francia, cioè chi lavora con le mani, che proprio noi abbiamo avuto il Rinascimento, no? Non è che noi non ce ne rendiamo conto di queste cose qui, ma c'erano le gilde superiori, le gilde inferiori, e noi abbiamo fatto scuola in tutto il mondo, anche se non ce ne rendiamo conto. Poi ci abbiamo gli scappellini, ci sono anche quelli, capito? Noi sappiamo far lavorare con le mani, abbiamo il cervello per essere dei geni, e loro no, non ce l'hanno questa cosa nel DNA. Quindi quello che stai dicendo te, per quello che mi riguarda, è una possibilità per il futuro. Immaginate che... Buonasera Francesca. Mi sa che Francesca non ci conosciamo. Vediamo un po'. Ti mando un messaggino veloce, così almeno se poi mi puoi scrivere, mi puoi scrivere. Grazie. Buonasera, buonasera. Stiamo parlando degli investimenti a Zanzibar. Immaginate, prego, grazie a te. Immaginate che un domani riesco a prendere tutta la zona vicino lì a Fumba, no? La cosa, come ce l'ho nella mente io, è creare un resident, right? Lo stesso principio di Fumba, uno stile decisamente diverso, un po' più all'europea, un po' più stile italiano nostro, con costruzioni semplici ma gradevoli, di qualità, e come colpo d'occhio, come immagine, è un residence che dovrebbe avere un'immagine coordinata, perché se uno comincia a fare una costruzione con uno stile, una costruzione con un altro stile, una costruzione in mattoni, una in cemento, e tu diventa tutta una cosa che non ha immagine coordinata. E a me non mi piacerebbe fare una cosa così. Quindi, siccome io ho anche il background del pubblicitario professionista, cerco sempre di fare le cose con una certa logica, con un certo stile, una certa filosofia. Bisognerà vedere se riusciamo a sviluppare bene tutto quella zona lì, e poi vedere se riusciamo appunto a trovare una soluzione che soddisfi. Buonasera Daniele, ti ho già scritto Daniele, quindi se sei entrato non ci sono problemi, che soddisfi un po'. E questa la vedo abbastanza dura, perché come si sa noi siamo dei geni pazzi, dei geni indipendenti, uno vuole le cose in una maniera, uno vuole le cose nell'altra. Noi italiani siamo fatti un po' così, bisogna purtroppo fare di necessità virtù. Nostro bello. Va bene. Altre domande? Daniele, buonasera. Prego, dimmi. Basti, dimmi. Mi sentite? Abbiamo fatto quasi un'oretta, quindi la cosa più importante è stata fatta stasera. Dunque, facciamo un discorso generale, no? Parliamo sempre di piano B e piano C. Guardate che il programma sul nuovo ordine mondiale sta andando avanti, Non pensate che sia tutto finito. Ora, se siete qua, molti di voi mi seguono ormai da tempo, sanno come la penso. Parlo soprattutto magari a Daniele, agli amici Marcella, che mi conosco magari un pochino meno. Io ho scritto un libro, una trilogia sul nuovo ordine mondiale, che ricordo è a disposizione nel formato ebook, chi la vuole leggere, chi ha un po' di tempo per leggere, che sono 1042 pagine, e non ci vuole solo del tempo, ci vuole anche un po' di un po' di fegato, si deve dire un po' di fegato, perché scrivo, riporto il contenuto, insomma, di interventi, di,
di scritti, di video, di autori principalmente anglosassoni, molti dei quali sono poi morti in incidenti strani, prematuramente, e però lì c'è scritto un po' tutto volendo, non occorre stare a sentire l'informazione alternativa, o la controinformazione. Quella controinformazione italiana non esiste, non esiste. Sono dei gatekeeper, sono soggetti che sono... Sono dei brontoloni, sono bravi a fare quel lavoro lì e sono quasi tutti iniziati. Io ve lo dico, poi voi ascoltate, mandate soldi a chi volete, perché purtroppo questi vi chiedono anche soldi e molti di voi in buona fede li danno. Non lavorano per voi, non lavorano per noi, lavorano per le sovrastrutture e sono lì soltanto per intrattenervi, perché sanno che quel posto lì, se non lo occupano loro, magari lo occuperebbe Dottor Max dalla Tanzania dicendo cose però ben diverse, e questo loro non lo vogliono. Quindi stiamo tranquilli, non facciamoci prendere dal panico, però tenete presente che con l'inserimento del passaporto vaccinale, andiamo verso il digitale, sarà obbligatorio avere la vaccinazione sul Covid per tutti. Io ho la soluzione anche a questo problema. Ora non è magari troppo hot, perché per adesso è ancora in fase di studio, ma l'hanno già detto, da aprile ci siamo. Aprile in Italia inizierà la sperimentazione e fino alla fine del 2024 inseriranno questa app che dovrà essere poi scaricata da tutti. Chi non ha questo app sarà trattato come un cittadino di secondo livello o peggio ancora come un terrorista. Quindi io, per coloro che vogliono stare tranquilli, hanno una famiglia, non hanno in progetto di trasferirsi perché per tante ragioni devono rimanere in Italia, io la soluzione ce l'ho, e quindi per fortuna adesso funziona. Non garantisco niente per il futuro, perché non so se ci sarà di qui a 3 o 4 mesi. C'è qualcuno che è interessato, io ne parlo soltanto direttamente, non ne posso parlare adesso, si parla sempre in pubblico, quello che sto facendo adesso è sempre un intervento in pubblico e quindi devi seguire certe regole. Ne parlo io direttamente tramite Telegram, con la chat segreta. Possibile allargarci un pochino. C'è il problema delle banche. Io, come sapete, seguo anche il discorso dell'oro. Se c'è qualcuno che ha in vendita delle proprietà o che ha delle cose in banca, state molto attenti. Perché purtroppo, dico purtroppo perché è una cosa grave per tutti noi, avete visto quello che è successo in America alla Silicon Bank, Valley Bank e alla Signature Bank e anche alla First Republic Bank. Ci sono altre 6 o 7 banche, secondo Bloomberg, che possono fallire se dovete rammento anche dei conti correnti. Poi i soldi dovrebbero essere, ti dicono, trasferiti nella tua app in digitale. Ma voi vi fidate? Poi, dalla app in digitale, siamo così convinti che possiamo continuare a spendere soldi come le abbiamo fatto fino adesso e magari ci sono sentiamo più. Ti sentiamo, Massimo.
Niente, mi sentite adesso? Ecco, Giancarlo, purtroppo sì. La linea è questa qui. Io non so se è un problema proprio di Telegram, di zona, o sono gli illuminati che mi creano un po' di difficoltà. Quello che vi suggerisco è un po' fastidioso ascoltare le cose così, mi rendo conto perfettamente. Magari ve lo risentite con comodo, quando lo carico sul canale, insomma, siete un po' più tranquilli. I contenuti poi dopo si sentono, però la voce rallenta, sparisce e poi quando ritorno in linea va tutto veloce, no? Quindi in pratica i contenuti ci sono, però sono un po' tutti rallentati, interrotti e poi accelerati, come adesso è sparito di nuovo. Sentiamo. Qui funziona tutto, eh? Secondo me funziona, cioè, qui funziona tutto per bene, perfetto, però purtroppo dopo un po' sparisce la voce. No, poi magari chiudiamo, su. Quindi dicevo dell'oro. Io il sabato faccio l'intervento sull'oro alle 9. So che ci sono anche degli amici, un paio di amici che seguono il discorso dell'oro. Via, un po' di coraggio, eh. Auvesta è un trust, quindi secondo la legge del trust internazionale nessuno vi può toccare l'oro all'interno di un trust. È l'unico trust che conosco io, ce ne saranno altri, ma a me non mi ha contattato nessuno, cioè io ne conosco altri e vi devo raccomandare quello che conosco. Per di più lavoro con loro da tempo, col dottor Manca, mi sono trovato molto bene. Sono tedeschi e quindi hanno in alcune cose la testa dura e non c'è niente da fare. In un certo senso li stimo anche per quello, e bisogna prenderli per come sono. Alcune cose sono flessibili, altre non lo sono e non ci posso fare niente. Però per quello che riguarda la sicurezza, mettono i nostri soldi investiti in oro all'interno di un trust e non c'è polizia internazionale, mandato di qualsiasi cosa, nessuno ci può entrare lì dentro. Due senatori americani hanno cercato per 5 o addirittura forse 10 anni di entrare a Fort Knox. Due senatori americani non ci sono mai riusciti, perché ci vogliono dei pass, dei security, è tutta una cosa di intelligence, no? Ci sono questo aspetto lo tratto nel libro, nella trilogia, lo spiego. E se non si ha un pass giusto, non ci può entrare dentro, non c'è niente da fare, non ci fanno entrare. Quindi l'oro è super sicuro, è accanto all'oro dei Rothschild, l'oro che investiamo noi presso questa. Però anziché entrare dalla porta principale come fanno loro, noi si entra alla porta di servizio. Avete sentito quello che ho detto, Franco? Hai sentito quello che ho detto? Sì, oh, sì, sì. Quindi, priorità. Lavorare al meglio sul piano B o piano C. Piano B è un pochino più complesso, perché si presume che allora la persona venga a investire, venga per cercare lavoro, anche io ci devo lavorare di più. Piano C è molto più semplice, come ho detto tante volte, quello dei pensionati e dei volontari. Io ho già 3 o 4 persone che vengono, arriveranno tra poco, anche durante l'estate, per fare la residenza. È molto semplice e sinceramente chiedono $2,500 per prendere la residenza in Albania. Da 50 anni in poi con la stessa cifra potete prendere la residenza per 2 anni in Tanzania e non avete l'obbligo di residenza di almeno 6 mesi come avete in Albania. Potete stare qua 0 giorni all'anno e la residenza è valida lo stesso. Dopo 2 anni si può rinnovare e qualsiasi cosa succeda, questo è come un po' un ombrello di sicurezza, qualsiasi cosa succede in Italia, voi comprate un biglietto aereo, vi presentate dicendo all'aeroporto che siete residenti in Tanzania, vi devono far partire. Vi possono trattenere per qualsiasi cosa. Se non è residente non lo so. Che se c'è una situazione particolare, anche con la guerra che sta arrivando, avete visto, no? Hanno avuto anche, non riescono a far perdere le staffe a Putin, che è un uomo di ghiaccio per certe cose, lui sa bene come gestirle.
stanno cercando in tutte le maniere di stimolare la terza guerra mondiale con l'intervento anche della NATO in Ucraina, eccetera, eccetera, si sono inventati anche il mandato di cattura per Putin. Ma bisogna proprio essere. Ma in un certo senso l'hanno fatto anche con. Buonasera Isabella, ciao, è un po' che non ci sentivo. Sto parlando adesso buonasera, Isabella ha fatto anche Ovesta, fra l'altro ha comprato l'oro nel momento giusto, era ai minimi storici degli ultimi anni. Ora l'oro era già quasi a 65, secondo le previsioni che avevamo fatto, ora è ricalato un attimino, è sempre 62, quindi il prezzo sarebbe ancora buono per comprare, ma parlavo della guerra. Putin è d'accordo, non pensate che Putin sia lì. Putin del rito scozzese, è un po' tutto un gioco sporco quello che stanno facendo e la maggior parte delle persone non è consapevole. Io non so che dirvi, io vi ho detto tutto quello che vi potevo dire nel libro per quello che riguarda la Tanzania. Io non è che mi lesino in quello che dico, vi dico tutto quello che so, tutte le domande che mi fate rispondo per quello che so. Di più non posso fare, dovete lavorare sul piano B o piano C che sia, attenti ai soldi delle banche e che vi posso dire? Cercate di fare il possibile per proteggere il patrimonio. Se avete titoli in borsa, se non state ad aspettare il grande reset, c'è una grandissima speculazione finanziaria. Non si sente. Addirittura è saltata la linea. Mi hanno proprio messo knockout. Vi stavo dicendo delle cose, avete sentito qualche cosa o non avete sentito niente? Franco? Da Putin in poi zero. Madonna mia, allora dicevo che sono tutti d'accordo, questo è il nuovo ordine mondiale, Putin è un 33° grado del rito scozzese, anche 33° grado, sicuramente fa parte dei consigli supremi in Russia. Consigli supremi di cui nessuno vi parla. Avete mai sentito uno della controinformazione che vi ha menzionato i consigli supremi fondati da Alper Paik e Giuseppe Mazzini a Charleston, nella North Carolina, o Sud Carolina, adesso mi ricordo, non ha importanza, negli Stati Uniti, intorno al 1850-1860? Nessuno, lo sentirete mai da nessuno. Sentite soltanto dei brontoloni che sono lì a intrattenervi. Dicevo che, oddio, ho detto tante cose. Dicevo che piano B, piano C, attenti ai soldi che avete investito in azioni, fondi azionari speculativi, quelli che vi dicono vi do il 10-15%, 30% all'anno, quelle cose lì rischiano di saltare tutto. Dovreste levare tutto e reinvestire in oro e metalli preziosi. Comprateli dove volete, se volete comprarli dove volete, in Svizzera, magari meglio che in Italia. Comprateli in Svizzera. Io garantisco Ovesta perché Ovesta è un trust ed è l'unico che ho trovato in Europa. Magari ce ne saranno altri. Io non lo so, io non li conosco e vi raccomando quelli. State attenti a Bitcoin, alle criptovalute, a tutti questi trucchi di Wall Street. Questi sono dei maghi. Sono i maghi, usano la transustanziazione per inventarsi delle cose e creare soldi. Sono dei broker sostanzialmente, ci fanno un sacco di soldi, loro fanno soldi, come ho spiegato io nel report.
quando compri, il cliente compra e quando vende. Quindi che le cose vadano bene o vadano male, allora non ne frega assolutamente niente. Che se ne frega allora se il loro cliente perde soldi? Non ne frega assolutamente nulla, perché tanto, anzi, se c'è la crisi, meglio ancora, ci sarà una corsa alla vendita, faranno un sacco di soldi. E poi alla fine vi diranno quello che ci hanno detto del 2008, I'm sorry. We're not gonna do it again. Dire ci dispiace, non lo facciamo più. Questo è quello che hanno detto, dichiarato in televisione. Io ero lì, ho sentito con i miei orecchi che erano in un panel, in tutti questi che intanto fanno questa missione, e in cui i principali broker dicevano: eccoci, sentite? Dicevo che alla fine, nonostante questi abbiano riconosciuto la colpa a livello mediatico a chi è stata data? Ai cittadini privati, singoli cittadini, con la scusa del subprime. Una cosa ridicola, ma cosa che se uno che ha un minimo di cervello dovrebbe liquidare in 4-4. Vabbè, quindi le priorità, ve l'ho detto, sono queste qui. Cercate di fare meglio possibile. Io stasera, ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, vi do appuntamento alla prossima settimana. E per chi è interessato ancora al discorso dell'oro, io faccio il solito intervento sabato, questo sabato sono a casa, il prossimo sarò forse a Zanzibar, va bene, e via, non c'è tanto tempo sull'oro, bisogna che chi ha una mezza idea, bisogna parlarne, mi potete chiamare, me la consulenza è gratis, potete chiamare Walter Manca, va bene lo stesso. Potrei fare anche un piano di accumulo, non occorre i 25 perché non ce l'ha, $1,000, anche 20 volendo, si può aprire una Royal Class anche con 20 eccezionalmente. Dobbiamo fare qualche cosa, dobbiamo agire. Ecco, avete agito nel comprare azioni quando era il momento di farlo, o Bitcoin, benissimo, adesso è il momento di agire comprando oro. Perché le banche vanno giù, se le banche vanno giù ricordatevi, quando l'economia va male, l'oro andrà su per forza. Via, allora io, se non ci sono altre domande, per stasera chiuderei qua, vista anche le difficoltà di collegamento, e vi do appuntamento o a sabato o al prossimo mercoledì. Buonanotte a tutti, grazie, ciao. Ciao. Ciao Franco, ci sentiamo. Buonanotte. 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 Buonanotte.